racconterò una storia. Questo mi piace. Buongiorno signori. Ok, vi ho distribuito la documentazione a riguardo. Tutto ciò che vi dirò è contenuto in questi fogli. La riunione di oggi è di vitale importanza per l'andamento della guerra. Qualcuno di voi sa cosa succederà la prossima settimana? Vi apro il suspiglio? No, ma che? Ci sarà il concerto di Lorenzo Pilat? Magari. Se non sbaglio, dovrebbe cominciare la sagra dei Crossroad. Esatto! Sapete perché questo avvenimento è molto importante? Dicono che la tregua per la sagra dei Crossroad ci sarà quest'anno. Infatti, avevo importanti motivi per credere che i Furlani vogliono spararci un massiccio attacco sorpresa in occasione della loro sagra dei Cross. Generale Boemio, ci illustri la situazione. Sì, generale Muscagni. La sagra dei Cross è un'attività enogastronomica, una festa che per noi è l'equivalente della fiera di Santa Elisabetta, della sagra della Rassa e della Lagosta Rocchese tutti insieme. Tutti i Furlani, civili e non, si ritroveranno a Ruda per mangiare rane fritte, salsicce e polenta. Si abbandoneranno a bevute e festeggiamenti di ogni tipo. Il tutto accompagnato da una vicente pesca di beneficenza, i cui intruiti verranno usati dall'esercito Furlano per le spese militari. Molto bene! Grazie, generale. Negli anni scorsi i combattimenti hanno sempre subito una tregua per la sagra dei Cross, ma il nostro settore di spionaggio ritiene che quest'anno andrà diversamente e i Furlani ci attaccheranno. Quindi dobbiamo elaborare dei piani di battaglia per difendere il nostro campo base di Sagrano. Passiamo quindi la parola al capo stratega del nostro esercito, il maggiore Bombelli. Sì! Per fare le strategie ho bisogno di un volontario. Allora, mi punto 10 armate e via. E ti? Mi quando è che armato su un mappaggio? Soldato, che cazzo sta facendo? Voglio massimo ordine e disciplina, cos'è questo schifo? Sniffali, voglio fare sniffi. Devi fare un pallino. Allora spostiamo queste di qua. Il mio consiglio è di chiamare il capo Vichy e di anche farvi addestrare un doppio Tony da tal campo. Questo progetto è una follia, ma lei è l'esperto. Me sono il capo Vichy. Il mio compito è di addestrarvi per il combattimento della prossima settimana. Me vi trasformerò in una fabbrica dei cadaveri. Vi farò cagar balini finché non sarai in grado di coprire il nemico a forza di scorrese. Ma non sarà una roba facile, penso. A vedarvi, sembra appena uscire da Barbana, occhio. Te, ma non te sono il nipote del Pierin Fiasco de Vin? Sì. Cosa? No. Cosa? Signore. Sì, signore. Ah, mille flessioni, bravo! E te come te se chiami? Giovanni, signore. Bravo. 100 flessioni anche te! Bon, mi fai dopo cena e flessione. Guarda qua, uomo del panza, uomo di sostanza, Come ti sei chiami? Romualdo, signore. Che nome del cacchio? Mi scommetto, anzi, ti piace
le Luganiche? Sì, signor, sì, signore. Ah, non che credo, mi penso che te preferissi il maiar cinese piuttosto che la sbrovada. No, signore. Ah, buon, vedremo. E te? Gerite, ti piace le Luganiche? Sì, signore. Valle, mi dico che te preferissi mangiare i voltini in primavera. Noni, sapete che prima che mola? Chi se sta? Ah, abbiamo un simpaticone, eh? Vieni a casa e ti offro un quarto di rosso. Ma dove te pensi di essere? Quando siamo mica in centro estivo? Spalla destra, destra. Spalla sinistra, sinistra. Siamo noi, no? Ma che no? Ma chi sei quel mona che non sa tenere il fusile in mano? Panza, sempre te, sapevo. Ma cosa ti gatta le mani, i duroni? No, signore. Te sa con cosa faremo i duroni? Rigattoni. Ah, sempre il maniare in mente, bon. Te mega spiazzate, te perdono questa volta. Grazie, signore. Grazie! Bon, adesso fermo una prova. Io tiro due granate e voi andate giù a questa stazione. Cos'è qua? Oh, chi se sta? Perché devo rompere i vetri? Cosa? Io non arrivo a capire. Chi sei che rompe i vetri qua? Giusto lui. Ma non è vero? Sì. No. Sì che è vero. Ma non è vero. Ma sì che è vero. Se lei era di plastica, non la si rompeva. Anche questo è vero. E anche questo è vero. Insomma, benedetto signor, vetro, no? Vero? Ah. E voi sei un più umano dell'altro. Via, via da qua. Mi vado a tagliarmi le vene. Come? Come? Con un tocco del vero. Sara? Sara. Ma no, Sara, porca! Ti sa qual è la differenza tra il sergente e il tramonto? No. Che il tramonto porta la sera. Il sergente sera la porta. Soldato. Sei questi momenti che ti sono promosso a calcolare. Aspetta, c'è un cadavere lì. Andiamo a vedere via. Chissà chi è. Ancora i capelli, è zio Tibia. Come etilico. Sì, penso che è zio Tibia. Povera gemma, però. Ah, per lui i problemi già finiti. Per lui sì.
detto i Furlani, la copiata era vera. Hanno distrutto la mia piccola. La nostra! Sì, ma ne valse la pena. 80 kg di polenta purissima. Mannaggia. Ma il sardi hanno colpito il radiatore. È andato. Tanto che quello non l'ha permesso. Fermo, fermo. Ehi, sei Furlano? Non sei Furlano. No? Noi? Niente da dichiarare? Noi? Non sei Furlano. No? Apri il bagagliaio. Non sei Scendi, Furlano. Apri il bagagliaio. Avanti. Rapido, rapido, rapido. Niente da dichiarare, eh? Cos'è sta roba? Polenta! Vinazza! Niente da dichiarare, eh? Non sei Furlano! Adesso viene. Non sei Furlano! Mi raccomando, vai! Grazie, rapido! E così finisce la storia. Nonna, hai preso le medicine? No. Ecco, guarda te! Poi finisce sempre che ti metti a delirare, dai, prendi le medicine, su! Oh! Fanno bene, vedi tutto, tutto bicchiere, più veloce, adesso, adesso andiamo a dormire, eh? Come? Come? Con un tocco del vero! Stiamo morendo soffocato. Ma dove te pensi di essere? Quando siamo mica in centro estivo! Uomo di panza, uomo di sostanza! Come ti sei chiamato? Non voglio, signor. Chio. Ronaldo! Che sei Ronaldo sei grasso? Romualdo! Ma che volta mi viene lì? È bello che tutto registra. Ok, imbarazzo.